Signor Libot! Ah, dottor Blunk. È un bel pezzo che non ci vediamo. Come va? Non c'è male, grazie. Sa, passavo da qui per caso e l'ho vista uscire. Lei come sta? Insomma, si tira avanti. Sempre fedele all'azienda, sempre diviso tra studio e lavoro? Senza questo impiego non potrei pagarmi l'università e intanto faccio un po' di pratica. No, non sprechi il suo talento. Lei è laureando in biologia e qui la costringono a lavare le provette o le fanno fare qualcos'altro? Oh, no, niente di speciale, ma non mi lamento. Dopotutto mi pare giusto fare un po' di gavetta. E lei cosa fa di bello? È tanto che ci ha lasciati. Beh, io da allora lavoro in proprio, ho scelto la libertà, con tutti i rischi che ne derivano, naturalmente. Oh. Senta, ha 5 minuti. Oh, sì, non ho niente da fare, stavo rincasando. Vogliamo andare a bere qualcosa? C'è ancora quel localino vicino al ponte sull'Isar? Sì. Sì? Beh, fino a ieri c'è. Bene, salga in macchina. Grazie. Cosa le posso offrire? Una birra, ma prima dovrei fare una telefonata. Perché? Aveva un impegno? No, no, non si preoccupi, devo solo avvertire una persona. Permesso. Guarda, guarda. Sbaglio, lei è il dottor Blum? Ah, in carne e ossa, come sta? Bene, grazie. Mi fa piacere. È tanto che non la vedo, prego. Ormai sono passati più di 2 anni da quando ho lasciato la ditta. Ci porta 2 birre? Subito. Come vanno le cose? Abbastanza bene, grazie. Ha cambiato attività? No. La biochimica è una brutta malattia, una volta presa non se ne guarisce più. In quale società lavora adesso? Nessuna. Faccio il consulente, lavoro a modo mio e soprattutto sono padrone di me stessa. Congratulazioni. Avevamo detto 2 birre. 2 birre, sì. Pronto, Maria? Ciao, tesoro, cosa c'è? Ma dove sei? Ho incontrato un vecchio collega, un ricercatore che prima lavorava da noi. Era uno stretto collaboratore del professor Balthaus. Sai com'è? Mi ha invitato a bere una birra. Va bene, quando arrivi? Non so, spero che non mi attacchi un bottone, però ho l'impressione che voglia qualcosa da me. Mi domando che cosa. Ecco le birre. La ringrazio. Dovere. Ah, si siede, sono arrivate le birre. Ah, grazie. Alla salute. Alla sua. Ultimamente ho pensato spesso a lei. Ne sono lusingato. E le spiego subito perché. Ci sono persone che sanno fare il proprio lavoro. Sono meticolose, puntuali, affidabili. Talvolta il loro apporto è decisivo. Questo naturalmente vale anche per lei. Ma forse lei ha una dote che altri non hanno. Le confesso che mi incuriosisce. Sono convinto che lei non è una di quelle persone che si accontentano di rimanere in basso. In basso? Sì, in basso. Non credo sia necessario che le spieghi a cosa mi riferisco. Essere in basso significa non avere influenza, non esercitare il potere, non disporre di mezzi. Mi tolga una curiosità. A chi ha telefonato poc'anzi? Lei è ancora a scapo, vero? Sì. Ha un'amica? Diciamo un'amica, o forse qualcosa di più. Mi fa piacere. Immagino che viviate insieme. Sì. E cosa fa? Ha un buon impiego? No, è una studentessa. È ricca? I suoi la mantengono? No. Di tanto in tanto fa qualche traduzione. Dal che si può dedurre che la sua situazione finanziaria non è migliorata. No, anzi semmai è peggiorata. Forse io potrei aiutarla. Aiutarmi? Le farebbe comodo guadagnare qualche soldo extra, senza eccessiva fatica? Credo che farebbe comodo a chiunque. In questo momento, poi. Lo so, eppure nel nostro ambiente circolano parecchi soldi. E a volte ci passano tanto vicino che basterebbe solo allungare una mano. È convinto che sia così facile? Tutto dipende da chi guida quella mano. In concreto, che cosa dovrei fare? Le andrebbe uno schnaps? Sì. Nella hall non lo vedo. Forse è ancora in camera sua.
Provo a chiamarlo, mi aspetti qui un istante. Ne approfitto per ritelefonare alla mia ragazza. Voglio avvertirla che farò tardi. È così curiosa? Come curiosa? Scusi, che cosa glielo fa pensare? Le chiede sempre tutto quello che fa? No, no. Stia tranquillo, dottor Bloom, ho capito. Ha capito cosa? Che tutto deve restare tra di noi. Le ha fatto il mio nome? Come mi ha definito? Meticoloso e affidabile. No, non le ho fatto il suo nome. Se vuole può ancora tirarsi indietro. Quando prendo una decisione vado fino in fondo. Voglio vedere quell'uomo. E subito. Molto bene. Sì, pronto. A che fai? Dove sei? Sono al Palace. Sai, quel signore mi ha offerto un lavoro. No. Ora non posso, ne parliamo a casa. Mi sta aspettando. Ma certo che è una proposta seria. Te l'ho già detto, adesso non posso parlare. Ci sono in ballo un mucchio di quattrini. Ma ci sarà da fidarsi? Ammetterai che è un po' strano. Non si può mai stare in pace. Pensaci bene prima, tu appena senti profumo di soldi ti esalti. No, non dico che perdi la testa, però ti entusiasmi subito e non vorrei che dietro un'offerta così allettante si nascondesse una fregatura. Non torni a cena, dimmelo, perché sto cucinando per te. Non te lo saprei dire di preciso. Comunque ti richiamo più tardi. Bene, ciao. Credevo che sarebbe sceso. Preferisce parlarci in privato. Avanti. È lui l'esperto? Lo conosco da anni. Ci si può fidare. Sa di che si tratta? Sì, gliel'ho già spiegato. E se la sente? Perché non parla direttamente con me? D'accordo, giovanotto, glielo chiederò direttamente. Crede di essere all'altezza? Sì. Lavoro in quel reparto da qualche anno. Certo, svolgo una mansione secondaria. Sono solo assistente. Tuttavia, contrariamente a tanti miei colleghi, non considero il lavoro come un semplice mezzo per sopravvivere. E conoscendo lo scopo di quella ricerca, l'ho seguita con estremo interesse fin dall'inizio. Quindi ritengo di essere molto ferrato in materia. La sola cosa che conta è che lei riconosca fra i tanti documenti quelli che interessano a noi. Ci riuscirà? Sì. Se mi permette, avrei anch'io una domanda da farle. Qual è il rischio dell'operazione? Gliel'ho detto, il rischio è praticamente inesistente. Inoltre non agirà da solo. Tutto è stato accuratamente preparato. Pronto? Grazie. Mi dicono che potremmo procedere stanotte stessa. Stanotte? Il professor Balthaus si recherà a cena da un collega con la moglie. La cameriera di solito esce alle 8 in punto. Scusate, ma mi cogliete un po' di sorpresa. Dobbiamo aspettare i suoi comodi? Gli esponga i particolari. Ah. È mai stato a casa del professor Balthaus? No, non ho mai avuto questo privilegio. Stanotte il suo sogno si realizzerà. Potrei avere una busta per cortesia? Subito, signore. Ecco a lei. Grazie. Non c'è di che. Thank you.
Pensate voi ad imbucarla? Senz'altro, stasera. La ringrazio. Grazie a lei. Pronto? Ma come sei ancora in giro? Certo che ho cominciato a mangiare, si può sapere dove sei? Farò un po' tardi stasera. Adesso non ho tempo per spiegarti. Ma no, sono ancora al Palace. Ti dico solo che ne vale assolutamente la pena. Maria, ti amo tanto e ti amerò sempre. A più tardi. Ricorda quello che deve fare. Su, me lo ripeta. Passo davanti alla casa e giro a sinistra verso il giardino. Le inferriate della cantina sono aperte. La finestra della cantina è stata forzata. Passo attraverso la cantina e salgo le scale. Anche la porta di casa è stata forzata. Di lì vado nell'ingresso. Perfetto. Bene. Ci siamo. Da adesso in poi sarà completamente solo. Stia attento, mi raccomando. Per carità, non dimentichi i guanti. Mi troverà ad aspettarla alla City nell'autorimessa, diciamo, fra 2 ore. Da l'una in poi sarò là. Bene. Nervoso? Lei al mio posto non lo sarebbe? Morirei di paura. Thank you.
Scusi, volevo sapere se mio marito è ancora lì. No, non occorre che lo faccia venire al telefono. Gli dica che sono arrivata a casa e che sto già a letto. Grazie infinite. Buonasera, ispettore. Buonasera. Buonasera, dottore. Buonasera. Ha già accertato la causa del decesso? Un unico colpo d'arma da fuoco, all'altezza del cuore, a bruciapelo. Già, grazie. Aveva la carta d'identità e il tesserino universitario. Studente di biologia, nome e indirizzo, c'è tutto. Meglio così. Santa pazienza, sapete che ora è? Sì, signora, lo sappiamo, ma è molto urgente. Siamo della polizia criminale. Aspetti, prendo gli occhiali. È Roland? No, è la polizia criminale. Cosa? Oh mio Dio. Buonasera. 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 È successo qualcosa? Abita qui un certo signor Libot? Sì. Roland Libot. Che gli è successo? Ci potrebbe dire chi è lei, la moglie, una parente? No, io e Roland viviamo insieme. Che cosa gli è successo? Ecco, Roland Libot è deceduto, purtroppo. Qualcuno gli ha sparato. Ho fatto più presto che potevo. Non sapevo come regolarmi e ho preferito aspettare che arrivassi tu. Brava, hai fatto. Spero di non averti spaventato. No, 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 no. Apparentemente non manca nulla. Come hanno fatto ad entrare? Dalla cantina. Hanno tagliato l'inferriata. Maledizione, come temevo. Mancano certi fascicoli. I risultati della mia ricerca. Li avevo portati a casa qualche giorno fa. Li hanno rubati? Sì. Sono documenti molto importanti. Hanno un valore incalcolabile. Dalla cantina, hai detto. Un momento. Cerchiamo di non fare pasticci. E non dobbiamo toccare niente. Prima di tutto, bisogna chiamare subito la polizia. Come hai scoperto il furto? Ti avevo appena telefonato per avvertirti che ero arrivata. Quando ho visto la luce filtrare sotto la porta, lì per lì non ho dato importanza alla cosa. Ma poi, entrando, ho trovato tutto così, così in disordine. Ti avranno sentita, probabilmente. Pensi che i ladri in quel momento fossero ancora in casa? Se fossi rincasata qualche istante prima, te li saresti trovati davanti. Oh, misericordia. Forse hai rischiato. Hai rischiato che ti uccidessero. Ma dici sul serio? Non lo so, Ruth, può darsi, è possibile. Beh, qual è il numero della polizia? 110, mi sembra. 110. Pronto, parla Balthaus. Professor Hans Balthaus.
Vorrei denunciare un furto. Stasera mi aveva chiamata 3 volte. Una volta per dirmi che aveva incontrato una persona. Un ricercatore che anni fa lavorava assieme a lui. Sarebbero andati a bere qualcosa. Signorina, come si chiama quell'uomo? Non lo so. Non so. Io non gliel'ho chiesto. Lei ha parlato di 3 telefonate. La seconda volta mi ha chiamata da un albergo. Da che albergo l'ha chiamata? Dal Palace. Non ricorda quanto tempo è trascorso tra le 2 telefonate? Direi un paio d'ore circa. Era ancora insieme a quell'ex collega che gli aveva fatto un'offerta molto allettante. E che genere di offerta esattamente? Era restio a parlarne, almeno per telefono. So che si trattava di molti soldi. E la 3ª telefonata? Me l'ha fatta quasi 1 ora più tardi, sempre dall'albergo. Mi ha detto di non aspettarlo a cena. Avrebbe fatto tardi. Dove l'avete trovato? Alla City, nell'autorimessa. Ucciso. Prego, signori, conoscete la strada. Dicono che i ladri potrebbero aver lasciato qualche impronta in cantina, ma io ho i miei dubbi. Sono dei professionisti. Anch'io vorrei bere qualcosa. Sono sbigottito. Non ci posso credere. Perché pensi che fossero professionisti? Hanno agito su commissione. Sapevano cosa cercare. E quello che cercavano l'hanno trovato. Sarebbe a dire? È inutile che te lo spieghi. Non mi pare che tu sia molto esperta di biologia molecolare. Ma no. Volevo solo sapere se il danno è irreparabile. Per risponderti dovrei ricorrere a termini tecnici che non capiresti. Lo so che mi consideri una cretina. Non ti sei mai interessata al mio lavoro. Non me l'hai mai consentito. Posso almeno chiederti a chi potrebbero far gola quei documenti? Alla concorrenza, mia cara. Alla concorrenza. Nel nostro settore è nata una lotta a livello mondiale. La posta in gioco è il futuro e per aggiudicarselo bisogna avere le carte vincenti. O altrimenti barare spudoratamente. Sei soddisfatta? Non ho capito granché. Ecco. Se non che i fascicoli rubati avevano un discreto valore. Infatti. Quanto? Come quanto? Quanto possono valere i marchi? Qualche milione. Ma chi se ne è impossessato potrebbe trarne profitti incalcolabili. Insomma, per usare il linguaggio comune, è solo una questione di soldi. Prego, signori, se intanto vogliono accomodarsi. Grazie. Il professor Balthaus è stato convocato dal consiglio di amministrazione. Vi prega di pazientare. Sì, certo. Se desiderano bere qualcosa, senza complimenti. Grazie infinite. Sì, molto grazie. Gentile. Si trattano bene questi signori. Si vede che se lo possono permettere. Lo credo bene. I profitti che realizza l'industria chimica noi non ce li sogniamo nemmeno. In fondo anche la giustizia è un capitale. Il nostro compito è accrescerne i profitti. Molto edificante. Ma ne siamo capaci. La cosa importante è crederci, amico mio. Buongiorno. Buongiorno. Siete della polizia criminale? Sì, sono l'ispettore Derrick e questo è l'ispettore Klein. Buongiorno. Le dovremmo rivolgere alcune domande, professore. Avete qualche novità? Come novità? Mi scusi, ma a cosa allude? Ma non siete venuti per il furto di stanotte? Ci deve essere un equivoco. Stanotte ha subito un furto. Sì, ispettore, ma i suoi colleghi sono già stati a casa mia. Credevo lo sapesse. No, non è un caso di nostra competenza. Noi stiamo indagando in merito ad un omicidio. Un omicidio? Prego. Grazie.
Ecco, vede, la notte scorsa è stato assassinato un giovanotto. Si chiamava Roland Leibold. Leibold. Se non erro, c'è un Leibold che lavora per la nostra azienda. Uno studente. Sì, si tratta di lui, infatti. È stato assassinato? Sì, la notte scorsa, con un colpo d'arma da fuoco. Abbiamo rinvenuto il cadavere nell'autorimessa della City. Lo conoscevo a malapena. E voi venite da me a chiedere sue notizie? Ci servono informazioni su un suo ex collaboratore. Disgraziatamente non sappiamo come si chiami. È un ricercatore, dottor... Ecco, il nome dovrebbe dircelo lei. Un collaboratore? Ex collaboratore. Ricercatore. L'unico che ci abbia lasciati è il dottor Blunk. Perché vi interessate a lui? Pare che la vittima abbia trascorso la serata di ieri con un suo ex collaboratore. È il solo elemento di cui disponiamo. Lei non sa dove potremmo trovare questo dottor Blunk? Non ne ho la più pallida idea. È stato licenziato 2 anni fa. Fu lei a decidere il suo licenziamento? Sì, l'ho deciso io, ma col consenso della direzione. Può spiegarcene il motivo? È presto detto. Come biochimico valeva poco e il suo rendimento lasciava a desiderare. Voi dite che ieri sera si sarebbe incontrato con il povero... come si chiama? Leibold? Roland Leibold? Sì. Non so cosa dirvi. L'ho perso completamente di vista. Se mi consente, vorrei tornare al furto della notte scorsa. Il furto è avvenuto a casa sua? Sì. Le hanno rubato oggetti di particolare valore? Dei documenti scientifici. Uh-huh. Non si è trattato di un furto qualsiasi, o sbaglio? No. Mi hanno rubato dei fascicoli protetti dal segreto industriale. Sono assolutamente convinto che il furto sia stato commesso da professionisti prezzolati da qualche impresa concorrente. Ho appena finito di discuterne le conseguenze col consiglio d'amministrazione. Senta, questo dottor Blunk ha lavorato nel suo reparto? Sì, ma non per molto. Secondo lei potrebbe avere a che fare con la scomparsa di quei documenti? È molto improbabile. Quell'uomo è troppo stupido. Come le ho detto poc'anzi, la sua preparazione scientifica era del tutto insufficiente. Ma avrei anch'io una domanda da farle. Voi ritenete che ci sia un legame fra la tragica morte di quello studente e il furto commesso a casa mia? Lei se la sente di escluderlo? No. È un'ipotesi che non scarterei. Picchia quanti soldi. Ma da dove spuntano? Me li ha mandati Roland. Sono 5.000 marchi. Ma se è morto, come ha fatto a mandarli? Polizia criminale. E mi dovete parlare? Se non le dispiace. Prego, accomodate. Grazie. Vi prego di non fare troppo caso al disordine. Purtroppo la mia domestica si è ammalata. Ah. Domando che cosa possa volere da me la polizia criminale. Vive qui da solo? Sì, solissima. Vuol sapere se sono sposato? No, non lo sono più. Sono divorziato. Perché me lo chiede? Quale attività svolge? Sono un lavoratore autonomo. Attualmente esercito la libera professione. Ricerche, consulenze, lavoro in casa. Ecco perché c'è tanto disordine. Già. Prego, si accomodi. Grazie. Oh, perdonatemi. Ma no, deve scusarsi. Lei è un biochimico, vero? Sì. Esatto. A cosa devo questa visita? Oh, scusate, non vi ho chiesto se volete bere qualcosa. Veramente no, grazie. Ieri sera si è incontrato con Roland Leibold, così? Sì, è vero. Ci siamo incrociati per la strada. Ma voi come fate a sapere che l'ho incontrato? Siete andati a bere una birra insieme, dopodiché vi siete recati in un albergo. Sì, è vero. Siete ben informati, eh? Sì, siamo andati all'Hotel Palace, già. Mi ha invitato a cena. Io non volevo accettare, ma lui ha tanto insistito.
Gli ho anche chiesto se fosse sicuro di poterselo permettere. E allora lui mi ha fatto vedere un mucchio di biglietti da 1000 marchi che portava sciolti in tasca. Così, come se niente fosse. Ma perché vi interessa tanto? Quindi ha cenato in quell'albergo assieme a Libot? Sì. Eravate soli? Sì. E di che cosa avete parlato? Di cosa non saprei. Del più, del meno. Abbiamo parlato così, in generale. Dei vecchi colleghi, del laboratorio, dell'azienda, dei progetti per il futuro, le solite banalità che si scambiano due persone quando si incontrano dopo qualche anno. Fino a che ora si è trattenuto con lui in albergo? Fino alle 9, 9:30. E poi all'improvviso ha detto che doveva andar via. È accusato di qualche reato? Non voleva versarsi da bere? Sì, certo. Scusate. Lei è alcolizzato? Non ha alcun diritto di farmi questa domanda. O è così importante per lei? Se io bevo, quanto bevo, perché bevo? Chi beve lo fa per dimenticare. Oppure per festeggiare. E lei perché beve? Non sono affari suoi. Cos'è accaduto a Libot? È morto. Non lo aveva capito? Sì, per la verità, lo avevo intuito. Ma come è morto? È stato assassinato. Buongiorno. 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 Polizia criminale, possiamo entrare? Sì, prego. Grazie. Mi perdoni, lei sarebbe... Sono Ruth Balthaus. Mio marito non è in casa. Ma non importa, gli abbiamo già parlato. Ah, prego, accomodatevi. Grazie. Siete venuti a fare un altro sopralluogo? No, i nostri colleghi hanno già fatto tutti i rilievi necessari. E inoltre noi non apparteniamo alla sezione furti, siamo della squadra omicidi. Della squadra omicidi? Stanotte è stato commesso un omicidio e tutto lascia supporre che sia collegato al furto avvenuto in casa vostra. Ma è spaventoso. Posso chiedervi chi è la vittima? Uno studente di biologia, era assistente in uno dei laboratori diretti da suo marito. Si chiamava Roland Libot. E secondo voi c'è un nesso tra la morte di quell'uomo e il furto di stanotte? Per adesso è solo un'ipotesi da verificare. Ieri la vittima aveva incontrato un vecchio collaboratore di suo marito, il dottor Blunk. Forse lei lo conosce. Può darsi che l'abbia sentito nominare qualche volta, ma non l'ho mai conosciuto. Ad ogni modo, il dottor Blunk e Roland Libot ieri sera hanno cenato insieme. Lo testimoniano alcune telefonate intercorse tra lo stesso Libot e la sua amica. Ah, aveva un'amica? Sì, la convivente, alla quale ha detto che, avendo ricevuto un'offerta molto allettante, non sarebbe rientrato per cena e che sarebbe rincasato molto tardi. E in conclusione? Non è più tornato. L'abbiamo trovato alcune ore dopo, ucciso da un colpo di pistola. Dio mio, che orrore. E chi è l'assassino? L'avete preso? Stiamo indagando. Li ha ricevuti stamattina? Sì, con la posta. Il timbro è di ieri sera. Libot gliene aveva parlato? No. Un momento, qui c'è scritto qualcosa. Ti amo, Angioletto. È la sua calligrafia? Sì. Bene, signorina. Non ho motivo di trattenerli. Dopotutto sono suoi. Grazie, Matt. Vorrei saperne di più. Come li ha guadagnati? Perché gli hanno dato tanti soldi? Perché? Apprezzo la sua onestà, ma è giusto che li tenga lei. E se ci sono novità, glielo farò sapere. Grazie della collaborazione.
Arrivederla. Arrivederla. 5.000 marchi. Da chi può averli avuti? Da Blunk? Forse sì, forse no. Ma è abbastanza improbabile. Scusa un momento, ho un'idea. Willy, vieni qui, per favore. Mettiti alle costole del dottor Blunk. Non lo perdere di vista nemmeno un istante. Harry, dimmi. Dagli indirizzi connotati, eccetera. Io intanto torno a parlare con il professor Baltham. Vieni. Tra poco andiamo a tavola, vuol favorire? No, grazie, non ho appetito. In camera sua c'è una persona che l'aspetta. Buongiorno. Buongiorno. La signorina Maria Tobler? Sì. E lei chi è, scusi? Mi chiamo Ruth Balthouse. Vorrà scusarmi se non l'ho avvertita della mia visita, ma vede, la notte scorsa ho parlato con il suo compagno, Roland Libot. L'ho sorpreso mentre frugava nell'archivio di mio marito per derubarlo. Posso sedermi? Le vorrei rivolgere ancora qualche domanda, professore. Ah, bene, si accomodi. Mia moglie non c'è. È scesa in città. Mm-hmm. Avete rintracciato il dottor Blunk? Sì, gli abbiamo parlato. Ho riflettuto a lungo sulla sua ipotesi, secondo cui il dottor Blunk avrebbe a che fare col furto in casa mia. Devo riconoscere che, malgrado la sua scarsa preparazione scientifica, Blunk non può essere definito un profano e, avendo collaborato alle mie ricerche, non è escluso che possa essere stato corteggiato dalla concorrenza. Certo. E lui, a sua volta, potrebbe avere avvicinato Libot per farsi aiutare. Prego. Grazie. Lei cosa ne pensa? Sono tornato a disturbarla appunto perché vorrei saperne di più su Roland Libot. Come lo giudicava? Professionalmente. Era ancora giovane, con poca esperienza, ma prometteva bene. Lavorava da noi per finanziarsi gli studi. Si sarebbe laureato fra pochi mesi. Secondo lei era già in grado di orientarsi tra i suoi documenti? Ritengo di sì. Tuttavia, stento a credere che un ragazzo del suo talento si sia lasciato corrompere così. D'altro canto, prima di morire ha spedito 5.000 marchi alla sua convivente. 5.000 marchi? Buon Dio, ma non è neanche una mancia. Eccoti finalmente. Dove sei stata? È tutto il giorno che ti cerco. Ti ho telefonato non so quante volte. Con tutto quello che è successo. Cosa pretendi? Che mi metta in lutto? Buongiorno, ispettore. Buongiorno. Ma ti rendi conto, Ruth, del guaio che sto passando? Della catastrofe che rappresenta per me e per la mia azienda? Le domando scusa, ma certi atteggiamenti mi mandano in bestia. Questa tua indifferenza è semplicemente sconcertante. La tua superficialità ha raggiunto livelli stratosferici. O lo fai apposta? Quella che tu chiami superficialità non è altro che buonsenso. Che cosa è successo in definitiva? Dei colleghi di pochi scrupoli ti hanno rubato qualche formula segreta che altri colleghi staranno già mettendo a punto per proprio conto. È una volgarissima questione di denaro. Mio marito non le ha offerto niente, ispettore? È appena arrivato. Non prendo niente, grazie. Ispettore, persuaso che ci sia uno stretto legame fra il furto e l'assassinio di quel giovane. E tu? Sono d'accordo con lui. O quantomeno non posso escluderlo. Secondo te come avrebbe fatto ad entrare? La grata della cantina è stata divelta. E solo un professionista avrebbe potuto forzare la porta che dà sull'ingresso. Possibile che uno studentello sia capace di tanto? Su cosa si basa la sua teoria? Sul parere espresso dai suoi colleghi dopo il sopralluogo di stanotte. Il furto deve essere stato commesso da professionisti. Allora perché Libot aveva 5.000 marchi? E chi non ha 5.000 marchi? Le sembra una cifra irrisoria? Mi sembra assolutamente ridicola, se è vero che quelle formule valevano milioni. Ora, se volete scusarmi, io vado di sopra. Mi dispiace. Il nostro matrimonio non è dei più felici. Mia moglie e io, evidentemente, viviamo in mondi completamente diversi. Del resto, è un destino comune a molti. E sua moglie in che tipo di mondo vive, professore? Lo sa il diavolo. Ma per quanto mi sforzi non riesco più a capirla.
Eccolo, è lui il dottor Blunk. Se lo vedi uscire, stagli addosso. Se non ci sono novità, ti farò dare il cambio a mezzanotte. Sì. Ciao. Ciao. La faccenda si complica. Chissà cos'è venuta a fare. Chi è quella ragazza? Maria Tubler. L'amica dello studente assassinato. Già. Ha l'aria di essere qui per la prima volta. È ovvio che sta salendo da Blunk. Ma cosa vorrà da lui? Controordine, meglio essere in due. Resto qui con te. Perché non scendi? Sì, vengo subito. Si può sapere che stai facendo? Che sto facendo? Sto riflettendo. E su cosa? Vuoi farmi un favore? Lasciami in pace. Aspettami, Joe. Ti raggiungo subito. O forse no, invece. Non vuoi confidarmi che cosa ti affligge? No. Stagli dietro. Sì, gliela passo subito. Resti in linea. Ti vogliono al telefono. Pronto? Sì, sono io, Ruth Balthaus. Senz'altro. Sì, va bene. No, assolutamente. Grazie. Ricevi delle telefonate molto strane. Era una mia vecchia amica, se ci tieni a saperlo. Permetti che ti dia un consiglio? Non mentire, hai a che fare con una persona intelligente. Non era una conversazione fra amiche. Sì, in effetti amica non è il termine più giusto. Allora sii più precisa. È molto probabile che questa sera debba scendere di nuovo in città. Mi richiameranno per confermarlo. Ti basta o hai altre domande? Posso sapere cosa hai da fare in città di così urgente? No. Quanto vedo, i nostri rapporti si sono molto deteriorati. Deteriorati? Di pure che sono finiti. Divorzio? Sì, ho deciso di lasciarti. Spero sia una decisione ponderata. Ora dove si trova Blunk? Al Palace? Come? Sì. Assieme a chi? Va bene, ho capito, ma... Ho capito, Willy. Chi alloggia in quella stanza? Alexander Bowles. Un momento. Finalmente qualcosa si muove. Aspettaci, arriviamo subito.
Blunk è al bar. Bulls è appena partito. Non sapevo cosa fare nel dubbio. È partito? Sì, ha pagato il conto e si è fatto portare fuori le valigie. Ha preso un taxi? No, è salito su un'auto bianca targata azzurra. Hai preso il numero? Si capisce. Diramatelo. Quell'auto deve essere fermata. Nessun motivo particolare. Normale controllo. Harry, fatti venire un'idea. D'accordo, vieni, vieni. Buonasera, dottor Blunk. Chi è Alexander Bowles? Di che cosa avete parlato? Su, si decida, le ho fatto una domanda. Come si chiama? Bowles? Sì, Bowles, B-O-O-L-S. L'uomo che fino a pochi minuti fa alloggiava nella stanza numero 1103 di questo albergo. Mi dispiace, non sono in grado di aiutarla. La dichiaro in arresto, venga con me. Signore, sono 8 marchi e 50. Grazie. È per te. Eccomi, sto arrivando. Sì. D'accordo, va bene. Ci troviamo là fra un'ora. Sì, certo, benissimo. Che significa ci troviamo là fra un'ora? Dove stai andando? Credevo di essere stata chiara. Ormai tra noi due è tutto finito. Qui. Ma non ne ho idea, lo chieda a qualcun altro, non a me. Ho arrestato il dottor Blunk perché tutto lascia supporre che sia responsabile dell'omicidio di Roland Leibold, o quantomeno complice del suo assassino. Signorina Tobler, lei oggi si è recata a casa del dottor Blunk. Di che cosa avete parlato? E va bene. Oggi è venuta da me la signora Balthaus. E mi ha detto cos'è successo la notte scorsa a casa sua. Cosa vuole? Chi è lei? Sto solo. È Costa. Stavo solo cercando una cosa. Le spiacerebbe dirmi che cosa stava cercando? Solo dei documenti, nient'altro. Si è introdotto in casa mia. Con la forza. No, no, la prego. Non abbia paura. Me ne vado via subito. È la signora Balthaus? Sì. Vede, mi avevano assicurato che non avrei trovato nessuno in casa. Non abbia paura. Me ne vado via subito. Aspetti un momento. Esigo una spiegazione. E lui gliel'ha data. Una società concorrente era interessata ai risultati del professor Balthaus. I capi di questa società sono molto, per così dire, spregiudicati. Pur di avere quei documenti, sarebbero capaci di qualunque bassezza. Infatti si sono rivolti al dottor Blunk. Se per caso ho detto qualcosa di sbagliato, mi corregga.
Tutto giusto finora? Loro sapevano che il dottor Blunk aveva collaborato con Balthaus per qualche anno. Ma lui non se l'è sentita. E così ha avuto la brillante idea di subappaltare il furto a Roland per la miserabile somma di 5.000 marchi! E poi la signora mi ha detto... Ho chiesto a Libot quanto potessero valere quei fascicoli. Lui mi ha risposto, per la concorrenza, 1.000.000 di marchi. Senza contare gli ingenti capitali che avrebbero dovuto investire per finanziare le ricerche. E poi? Continui. Gli ho proposto di associarsi con me, avremmo fatto a metà. Un'offerta ragionevole. E lui, con aria incredula, mi ha chiesto perché. Perché vuole ingannare suo marito? Che cosa vuole ottenere? Denaro vuol dire indipendenza. E io voglio la mia indipendenza almeno quanto la desiderava lui. È paradossale. Eppure per ragioni diverse eravamo nella stessa situazione. E l'idea era talmente allettante. E cosa ha fatto Roland? Gli avevano dato appuntamento nell'autorimessa della City per la consegna dei fascicoli. Gli ho suggerito di andare e dire: riceverete i documenti, ma prima sarà opportuno ridiscutere il prezzo. La cifra che mi avete offerto non è sufficiente. Le condizioni le decidiamo noi. È colpa sua se l'hanno ucciso! In conclusione, perché è venuta a parlare con lei? A che scopo? Avrà avuto un buon motivo per farle una confessione così compromettente. Aveva con sé i documenti. Voleva ancora concludere l'affare. E pensava di farlo insieme a me. Ci vuole un bel coraggio. Eppure lei aveva la coscienza tranquilla. Voleva che le cercassi il dottor Blunk per fissare un incontro con il capo dei mandanti per negoziare il prezzo. Ah, è per questo che lei si è recato all'Hotel Palace? Dottore, le ho fatto una domanda. Sì. Il dottor Blunk mi ha chiamato dal Palace. Mi ha indicato il luogo dell'appuntamento e io l'ho riferito alla signora Balthaus. E che lei sappia, c'è andata? Penso di sì. Dov'è l'appuntamento? È inutile, ormai è troppo tardi. Mi dica lei dov'è l'appuntamento. Non peggiori le cose. All'ingresso dello Stadio Olimpico. Le dispiacerebbe dirmi come si chiama? Non perdiamoci in chiacchiere. Sono l'uomo con cui lei ha l'appuntamento. Lo stesso con cui Roland Libot aveva appuntamento ieri notte? Nell'autorimessa della City? Sì, sono io. Ha con sé i documenti? Basta solo che ci accordiamo sul prezzo. Vorrebbe mostrarmi cosa ha in quella valigia.
Resti fermo dov'è! Butti via la pistola! Ormai è finita. È stata colpa mia. Lui si sarebbe accontentato, l'ho spinto io ad alzare il prezzo. E loro l'hanno ammazzato come un cane. Io volevo soltanto punire il suo assassino.